La nuova locandina di quest'anno esprime tutto l'amore, il calore e la magia delle festività natalizie. È stato presentato questa mattina in comune il programma del Natale più a Fano, che anche questa edizione sarà ricco di iniziative dal 27 novembre all'8 gennaio, ma con qualche luminaria in meno visto il periodo non proprio facile per gli aumenti legati all'energia. Si partirà subito il 26 novembre con l'apertura dei mercatini allestiti al Pincio, per proseguire poi il giorno successivo, 27 novembre, con l'accensione dell'albero donato dalla famiglia Ciucciarelli di Fano. Il Natale di Fano fa parte del circuito del Natale che non ti aspetti, che viene organizzato dall'UMPLI provinciale, e quest'anno abbiamo la fortuna di fare l'inaugurazione proprio del Natale provinciale, quindi del Natale che non ti aspetti, qui a Fano, che si terrà il 26 di novembre alle 15:30 in zona Pincio. Quindi sarà una cosa sicuramente molto importante, perché Fano viene valorizzata e non poco anche a livello provinciale. Invece, per quanto riguarda l'ufficialità del nostro Natale, incomincerà proprio il 27 di novembre in piazza 20 settembre, dove ci sarà l'accensione dell'albero e dove ci sarà un piccolo spettacolo per animare appunto questo evento. Quindi è un po' nostro orgoglio e cerchiamo di essere tutti quanti presenti, perché quest'anno è Natale, deve essere molto sentito, visto anche tutte le difficoltà che ci sono in questo periodo dell'anno. In più quest'anno ci sarà anche la pista di ghiaccio, ma in una location diversa. La pista di ghiaccio sarà a impatto zero, perché sarà completamente gratuita per le economie della città, e verrà fatta nel parcheggio accanto alla Rocca Malatestiana. Quindi sarà un cambio di location dovuto anche per rendere un pochettino più gestibile la pista di ghiaccio, che a differenza degli anni passati era un pochettino troppo impattante. Invece in questa zona è meno impattante, sicuramente molto più pratica e più comoda per tutti quanti. Grande importanza anche al vero simbolo del Natale, ovvero la Natività, con il presepe di San Marco nelle settecentesche cantine di Palazzo Fabri, il presepe nella parrocchia di San Giuseppe al Porto e infine quello allestito al Pincio, realizzato dai maestri carristi di Fano in dimensioni reali e che si arricchirà di nuove scene in movimento. E poi non mancheranno tutte quelle iniziative collaterali in collaborazione con le associazioni di quartiere, Avis, Passaggi e Fano Jazz by the Sea. Riprenderemo l'iniziativa della musica sui balconi dalle 17:30 in poi. Sui balconi in giro del centro storico di Fano ci sarà appunto la musica, con dei nuovi balconi, uno in particolare nella fantastica area del Pincio. Abbiamo più di 7 quartieri che dall'8 dicembre in poi accenderanno le loro luminarie, i loro alberi e le loro luci, e sono dei piccoli eventi che allargano sempre di più il Natale di Fano. Nei mercatini nell'area del Pincio di Fano quest'anno ci saranno delle novità. Abbiamo aumentato il numero delle casette in legno, ci sarà l'artigianato dedicato al Natale, e ci sarà anche qualcosa da mangiare e da bere e tantissime idee regalo per tutti. Il programma completo, visibile sul sito visitfano.info, vede anche diverse attività extra, tra questi appuntamenti al teatro, visite guidate in città e al museo del Palazzo Malatestiano. È bello quando la città si unisce per creare grandi progetti, e devo dire che anche questo Natale sarà così, perché c'è un'aperta collaborazione con attività commerciali sia nel centro storico che nei quartieri, con associazioni, per creare veramente un Natale di grande qualità, di grande calore, con un fantastico mercatino, con fantastiche attività, ma con un'attenzione particolare quest'anno, quella alle costi dell'energia elettrica. Insomma, dobbiamo lavorare insieme, aiutare le nostre attività, avere rapporti sociali e culturali ricchi, e questo è l'obiettivo della nostra città per il Natale.